Radio Radicale, siamo con Emanuele Fiano del Partito Democratico per parlare del comunicato che il gruppo di amicizia parlamentare Camera dei Deputati Knesset ha fatto dopo aver appreso che il governo italiano non parteciperà alla conferenza di Durban, che come sapete dal 1978 svolge incontri periodici per affrontare a livello globale in sede ONU il tema del razzismo. Molte di queste conferenze, ricordo quella del 2001, proprio nei giorni dell'attacco alle Torri Gemelle, entrò in una bolla di polemica perché equiparò il sionismo a una forma di razzismo. È inutile commentare questa cosa. Allora, perché il governo italiano ha detto no e che cosa rappresentano queste conferenze di Durban che puntualmente finiscono in una grandissima polemica? Ma basta partire da un principio elementare: le agenzie internazionali, le sedi, diciamo così, di accordo internazionali sopra le parti come sono l'ONU, debbono avere un atteggiamento equidistante, equanime e giusto nei confronti dei paesi di cui si occupano. Le edizioni della conferenza di Durban fino ad oggi si sono svolte, per quanto riguarda Israele, in un clima palesemente anti sionista e di attacco, addirittura con dei chiarissimi segnali di antisemitismo, per cui ha fatto molto bene il governo a scegliere di non partecipare. Non ha senso partecipare a una conferenza internazionale di un organo che dovrebbe essere, come diceva il suo primo nome, una società tra le nazioni che faccia sede di una sua conferenza, un luogo dove una delle nazioni viene costantemente attaccata. Anche peraltro perché bisognerebbe avere rispetto per la storia di quella terra insanguinata, di quel paese, dei paesi vicini, dei popoli vicini. C'è un lungo conflitto purtroppo che, come sappiamo, investe Israele e i palestinesi, ma questo non vuol dire che si debba avere un atteggiamento che non è equanime, come invece è successo più volte a Durban. Tra l'altro, come forse non succedeva da molti anni, c'è stato un incontro tra il ministro degli esteri israeliano e la massima autorità palestinese, Abu Mazen. Chissà se questo porterà a un risveglio delle attività di colloquio. C'è una situazione molto difficile. Certo, non abbiamo bisogno di visioni antisioniste o antisemite per occuparci della questione. Perché si creano questi blocchi di paesi, oltre ai paesi arabi? Chi è che sostiene questi schieramenti che si palesano, come del resto si sono palesati in altri organismi internazionali come l'UNESCO, contro Israele? Ma perché si creano delle maggioranze che dipendono da blocchi di paesi che sono legati ad altri per motivi economici anche o per motivi di alleanza politica. C'è un problema grande come una casa, come sappiamo, di rapporto in generale tra l'Occidente e i paesi arabi o musulmani. Peraltro nel recente passato, certo da parte di una presidenza degli Stati Uniti che io non... diciamo così, che non esprimeva le mie idee come quella di Trump, ci sono stati dei segnali nuovi come gli accordi di Abramo, quindi accordi politici di rilevanza, grande importanza tra Israele e paesi arabi con i quali non avevano mai, anche diciamo il gruppo degli Emirati, con i quali non avevano mai avuto rapporti. Questo è un segnale positivo. Poi certo noi abbiamo delle forze musulmana, come l'Iran, che sono non anti-israeliane, che professano la distruzione dello Stato di Israele. E ci sono intorno a queste posizioni alleanze trasversali che da sempre si manifestano nelle sedi dell'ONU, però queste posizioni oltranziste vanno isolate, non vanno certo corroborate con delle conferenze internazionali. La Russia e la Cina sostengono questi blocchi che si creano? Adesso mi fai una domanda molto complessa su quello che sta succedendo a livello macropolitico nel mondo. La Cina ha rapporti con lo Stato di Israele, ha la politica mondiale non è più quella che abbiamo conosciuto a partire dal secondo dopoguerra in poi, certamente di due blocchi. Come minimo, diciamo così, l'influenza è tripolarizzata e anzi si sente la mancanza sufficientemente forte dell'Europa tra Stati Uniti, Russia e Cina. La Russia ha degli interessi geopolitici molto forti in Medio Oriente,
dai porti sul Mediterraneo che gli provengono dal territorio siriano, alla sua rinnovata influenza nel versante nordafricano, così come la Turchia peraltro, però è anche un paese che mantiene rapporti molto stabili e anche di vicinanza con lo Stato di Israele, così altrettanto la Cina. Quindi dirti se c'è uno schieramento nettamente ostile da parte di quei paesi nei confronti di Israele, direi di no. Ci sono interessi che riguardano lo sviluppo economico, la fornitura di idrocarburi, il passaggio dei gasdotti e oleodotti, quindi temi di geodinamica strategica molto complessa in un quadrante, quello siro, iracheno, iraniano, che arriva fino ad oggi alla situazione dell'Afghanistan, molto complessa e continua evoluzione. Bene, grazie come sempre Emanuele Fiano. Grazie.